Il Teatro dei Concordi ha chiuso il suo portone il 1 marzo 2020. Dal 15 giugno però i teatri hanno riaperto, compreso il nostro, che è quello dove ci troviamo adesso. Noi avevamo due possibilità, quella di non far nulla e quella di ripartire con tutte le difficoltà del caso. Ed è così che abbiamo deciso di ripartire ed è così che abbiamo presentato Resistenza Artistica, che è semplicemente la continuazione di quelle attività che si sono interrotte durante il lockdown con delle disposizioni diverse, che sono quelle date dal contenimento del contagio da coronavirus. Quindi quando la mattina arriviamo in teatro ci misuriamo la febbre, igienizziamo le mani, teniamo le distanze e anche le mascherine. Ma c'è una cosa che siamo tornati a fare che io personalmente non avrei mai detto che sarebbe stata possibile. Siamo tornati a stare insieme, a divertirci, a recitare, ad esercitarci e a suonare, che è una delle cose più belle per chi lavora nel nostro settore, ma che è importante per tutti, perché ciò che si è perso davvero durante il lockdown è il senso di socialità e di comunità di cui il teatro invece da sempre è portavoce. Insomma, noi stiamo lavorando, ci stiamo divertendo e stiamo riacquistando quel diritto importante ed è per questo che vi sto invitando ufficialmente alla dimostrazione finale, al saggio di fine laboratorio Resistenza Artistica. Si chiamerà Il mondo si divide e vi aspettiamo il 4 ed il 5 luglio ai giardini ex Fierale di Acquaviva. Saranno due repliche, una alle 16 ed una alle 18. Se vorrete potrete venire a vedere una modalità diversa di fare teatro, non toccandoci a distanza, ma stando comunque tutti insieme proiettati verso un prodotto artistico che vi vogliamo far vedere, che magari vi aiuterà anche a ritrovare quel senso di fiducia in questo tempo che sembra essere cambiato e diverso. Ci vediamo lì, mi raccomando, prenotate.